Ragazzi, prima di iniziare vi voglio ricordare che il 5 settembre alle ore 16, 18 e 20 inizieremo la serie dei Rinnegati, quindi mi raccomando non mancate e detto questo godetevi il video. Buonasera ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui, come avrete letto dal titolo, andremo a parlare degli Ankara, più precisamente del segreto che questi ci nascondono. Sappiamo dalla lore di Destiny che gli Ankara sono degli esseri ormai mitologici perché estinti in passato, o comunque presunti estinti, dalle capacità quasi sovrannaturali. Le testimonianze più concrete che abbiamo di questi Ankara sono proprio i pezzi di armatura esotici che possiamo appunto indossare e utilizzare sui nostri guardiani. In questi pezzi di armatura, come avevamo già detto in un video passato, possiamo notare come l'anima, diciamo, degli Ankara sia ancora presente. Infatti, le storie di questi pezzi sono essenzialmente dei dialoghi che il pezzo stesso, quindi l'essenza dell'Ankara che è ancora presente nelle ossa o comunque nei fossili, si rivolga al guardiano che lo indossa, chiamandolo mio portatore. Bene, in questo video vorremmo soffermarci un attimo sulle impugnature sigillate degli Ankara, le braccia esotiche per i cacciatori. La descrizione di questi pezzi di armatura è infatti molto interessante e potrebbe farci scoprire qualcosa di più sul futuro di Destiny 2. Andiamo però subito a leggerla. Placcare d'argento le ossa degli Ankara aiuta a placare le allucinazioni, o mio portatore. Poche cose possono vedere la luce, ma non siamo ciechi. Il portatore cerca la verità, ma fragile è ciò che separa la verità dalla finzione. Due verità e una singola falsità offriremo al portatore. Fratello di nuovo alleato che manda i suoi omaggi. Sognatore che si desta e incontra il portatore. Luce che si affievolisce dentro la prigione. Bene, di questa descrizione mi vorrei soffermare sull'ultima parte, ovvero quella delle due verità e una singola falsità. Apparentemente queste tre frasi potrebbero sembrare quasi senza senso. Raggiunto però ormai il termine dell'anno 1 di Destiny 2, ci siamo resi conto che sono presenti dei riferimenti ben evidenti. Infatti, ogni frase si riferisce a un DLC che è uscito. La prima, fratello di nuovo alleato che manda i suoi omaggi, si riferisce probabilmente ad Osiride, che dopo aver abbandonato l'avanguardia è tornato per aiutarci contro i Vex. La seconda, sognatore che si desta e incontra il portatore, si riferisce a Rasputin, che si è finalmente risvegliato e ci ha appunto incontrato. Mentre la terza, luce che si affievolisce dentro la prigione, si riferisce ovviamente a Cade, che come abbiamo visto già dal trailer dei Rinnegati, morirà proprio all'interno della prigione degli anziani. Quindi il riferimento con le espansioni ci sembra pressoché evidente. La particolarità però di questo messaggio è il fatto che solo due di queste tre frasi siano vere e che una sia quindi falsa. Non c'è dato sapere quale di queste tre sia quella falsa, ma a nostro parere le teorie sono due, permettendo che la seconda, quella che si riferisce a Rasputin, non si possa smentire particolarmente perché effettivamente Rasputin si è svegliato e ci ha incontrati. Le uniche due che potrebbero essere false, a nostro parere, sono la prima e la terza. La prima ci dice che questo fratello di nuovo alleato ci manda i suoi omaggi. Se fosse questa la frase falsa, potrebbe voler dire che Osiride è un falso alleato e che magari ci abbia sfruttato per raggiungere uno scopo maggiore, di cui però non sappiamo niente. Se invece fosse la terza ad essere falsa, luce che si affievolisce dentro la prigione, potrebbe voler dire che Cade 6 in qualche modo non morirà oppure tornerà in vita. Entrambe le ipotesi sono abbastanza azzardate, considerando che abbiamo visto morire Cade nel trailer dei Rinnegati e che sarebbe difficile credere che il leggendario stregone Osiride sia in realtà nostro nemico. Quindi queste sono semplicemente due nostre teorie. Scriveteci nei commenti se siete d'accordo con l'una o con l'altra, o se addirittura pensate che le frasi non si riferiscano ai DLC. Detto questo, ragazzi, io direi che se il video è piaciuto lasciate like, commentate, condividetelo di tutti quelli che conoscete che non conoscete, che c'è la tralissima. Seguiteci anche su Instagram, Facebook, come ogni video vi lasciamo qua sotto in descrizione anche da bellissimo, nuovissimo, fantasticissimo sito. E detto questo, ci vediamo alla prossima. Ciao! E io sono Gaul, e la tua luce.